Ciao a tutti amici e benvenuti sull'unico canale dove non perdiamo tempo con i cazzo di introduzioni, tanto a noi ci servono, mangiamo e basta. Panini criminali, quartiere Prati. Dai, così te dai una ripulita, va. Io, per finta. Ma dove vai, Franchino, in bicicletta? Avresti bisogno di una ripulita, qua c'è la caserma, ma l'ha fatta il militare te? Ma l'ho fatto, porco di, sei stato matto. A parte se lo facevo c'era il disertore, sicuro. Prima segnalazione. Birretta Wine and Food, siamo a Prati pieno, eccolo lì, dall'altra parte della strada, e mo vi do pure l'indirizzo, che è via Simone De Saint-Bon, se l'ho pronunciato bene, De Saint-Bon. 69. Sì, De Saint-Bon, c'è scritto là. Dai, ha disperato. Com'è? Come ci stiamo? Che fida a merda che siamo, in mezzo proprio ogni volta alla strada. Sì. Raccontami un po', visto che allora, sei trovato. Te dico la verità, nell'attesa del panino io intanto mi sono preso pure una biretta. C'ho un'arzura. Vabbè, biretta, se non c'hanno le birette. C'erano le birette buone, ma la sono presa una. Il panino, guarda, ti dico la verità, sul menù ce ne avevano proprio tanti. Quanto hai speso per questo? Parecchi elaborati, io ho preso un cheeseburger, calcola che ci sta hamburger, insalata, pomodoro, cheddar, e cipolla e ketchup, 9,90. 10 euro. Sì. L'altri quanto costavano? L'altri panini? Tutti sui 10,90, comunque andavano. Quindi a crescere. Quello hai preso, quello che quello hai speso, un po' più quello economico. Che costava. Ti faccio risparmiare, Francis. Bello il pane. Vabbè, hamburger, coleslaw, pomodoro, un bel hamburgerone, devo dire, che sta sì, dentro. Sì. Ma guarda, ti dico la verità, nell'insieme il locale mi ispirava, Pomodori. Sono sincero. Ti ispirava? Sì, nell'insieme sì. Il ragazzo pure che ci stava a lavorare, una cifra cordiale, simpatico, Senti, questo non riesco a staccarlo. Vabbè, è mozzio. È mozzio e te lo do. Se sporchi pure di meno, poi. Sì, è bello succoso, Sì, anche la carne è cotta bene, perché... Sì, non è troppo asciutta, è vero. Non ti sbrutolare. Oh. Un bel paninozzo. Mazza. È buono. Allora reggi quelli. No, ma pure questo te reggo. È buono, è fatto bene. Poi io guardo molto la composizione. Cioè, nel senso, è un panino che lo mangi e non ti impiastricci troppo. Cioè che ti esce la roba buffo perché è stata messa male dentro. No, è stato... No, perché... quindi la composizione è buona, capito? La stridificazione delle cose, degli ingredienti. No, dentro. Ma è che fa un bel sapore pure la carne. Fa pure un bel sapore. Però sinceramente, cioè, non è che mi fa un pa- cioè, non è un panino che gli darei 9. Ecco. No, però a me mi piace. Sì, ma però non è un panino da 9. No, vabbè. Non è un panino clamoroso, è un buon panino. È un buon panino, voglio. 8? Che ne pensi? 8 sì, se lo merita, 8. Però non di più. No, io ero deciso tra 7 e mezzo 8. Tu hai detto 8, 8. Ma hai convinto su quello? Audio. 8 pieno. Secondo posto da voi segnalato, 200 gradi, piazza Risorgimento 3. Ecco la piazza Risorgimento. Ecco, ecco le mura vaticane. Quello è già stato Vaticano. E ecco, questo è Spigolo che mo la colla, porca, entra dentro via. E Pierpanino. Dai, va. Beh, quanto allora, hai speso? Questo l'ho pagato 7 euro, prezzi un pochetto più Ok. Però è pure vero che non c'è hamburger de manzo. E che cazzo c'ha? E che cosa, tutti... Prosciutto. Esatto. Ciabatta. Esatto, loro usano tutti questo panno qua. O comunque ciabatta o comunque con i cereali, il pane con i cereali, mi ha detto. Cosa preferivo? Mi ha chiesto, gli ho detto, guarda, fammi... Pane classico. È una bella ciabattina, olio extravergine d'oliva, sì. C'è del prosciutto, ci sta la mozzarella, ma è di bufala? Esatto, sì, poi c'è e stato... poi ci sono pomodori secchi. E una crema di basilico. E una crema di basilico, esatto. Un bel panino. No, un bel panino, voglio, c'erano bei panini, l'ho detto. Anche perché è carico, cioè ci hanno messo, cioè, pagato 7 euro, però ci hanno messo il prosciutto. Sì, no, ma... Arraggi un attimo tutto. Sì, è un bel panino, l'ho detto. Una bella panineria, sono specializzati, si vede su quello. Una bella ciabatta.
aspettiamo. È un bel panino. Dammi un tovagliolo. Lo più di uno. Ma il basilico mi piace. E il pane pure è buono. Fresco, scrocchiarello. La crema del basilico mi dà quel senso di frescura che mi ispira. È un bel panino. È bilanciato bene, si sente tutto. Però il prosciutto è discreto. Sento sì i pomodori secchi, la crema del basilico dà freschezza, la mozzarella. È buono. Il pane è un bel pane. C'è un bel pane fresco. Esatto, fresco, bello. Buono, quando mozzichi si sente. Oh. Il prezzo è giusto. Oddio, 6 euro forse è ancora più giusto, perché è un panino freddo, un po'. Cioè non c'è il lavoro della cucinata. Stai a Piazza Risorgimento, esatto. È pieno di gente, è pieno di turisti. E sono contento perché poi più avanti c'è anche il trapezzino. Che tra 200 gradi e il trapezzino i turisti alla fine mangiano bene, vanno bene, vanno calli. Dicendo caschi in piedi. Finalmente. E il turista se mangia una cosa al centro sì. E dice cazzo, allora è vero che in Italia si mangia bene. Sì, è vero. Solo che non è un panino manco questo che gli darà in votone. No, vabbè, è un bel panino. Gli mettiamo un filo oggi i voti, perché io gli darei 8 pure a questo. Sì, 7 e mezzo, 8, sì. 7 e mezzo, 8. Non 8 meno. Io ho proprio poco da convincere, Spiore. Cioè, ma che fai, si fa come dico io. È solo che cerco di farti ragionare, cerco di acculturarti, cerco di elevarti, perché sei un povero disperato di borgata di Tor Sapienza che non capisce un cazzo della vita e sto cercando di insegnarti a vivere, a campare delle cose, cazzo, no? Ma tu gliela faccia come il culo. A parte De Borgara, perché sei stato vieni da Corso Francia? Io sono nato, cresciuto e vissuto a San Giovanni. Ma vaffanculo, a Via Sagno che ti chiappano la maglietta, io ti compro il pantalone, dai vieni. Ma vaffanculo. Largo Brindisi, fai pippa, dai, sì. Te sto insegnando. Ti ritrovi al tuffello, dai. Oh. Altra segnalazione quindi. Con spigoletto già seduto sullo sgabello in pole position, panino di vino via dei Gracchi 11. Quindi questo come 200 gradi, panini sì, freddi. Questo come 200 gradi, sempre panini freddi, sì. Quanto hai speso? Perché a 200 sette, gradi? Sempre 7 euro. Quindi prendi una copia gradi, di 200 gradi? Ovviamente sì. Mo' va a capire chi ha copiato chi, però a fine. Molto di il pane, va? No, vabbè, il pane è diverso. Quella sì, è una ciabatta, questa è già credo un grano duro. E che ti ci hai fatto mettere? I carciofini, quelli del. I carciofini sott'olio. Quelli del supermercato finti sott'olio. Il groviera. No, però ti posso dire. Quello della metro e il salame, quello della metro finto. È solo abbondante. Non dici niente, non ti ispira. Beh, almeno a 200 gradi c'aveva la salsa basilico. Sì, c'aveva un prosciutto decoroso, una mozzarella buona. Questo mi sembra il salame della metro, il Emmental della metro e i carciofini del barattolo. Cocciolato extravergine. Vediamo, guardate, okay, olio extravergine, carciofino del barattolo, Emmental quello affettata affettatrice proprio, salame Milano, magari salame Milano poi, insomma, salame Milano. Panino, sì. Questo non mi dà troppo di... È un panino, un buon panino. Mi hai dato la sola? No. È un panino a wow? No. È un buon panino. Il pane, quell'altro era più friabile, la scelta del pane, pure quell'altro era meglio. Ma ti parlo di qualità di ingredienti. No, ma io vorrei stare nella testa di chi segnala un buon panino, sì, ma... Vai, raga, insomma. Ingredienti di quell'altro? Famo di più. Quando mozzicavi li sentivi uno per uno. Sì, quello lo sentivi, era ben bilanciato questo. Là. Questo. Voto, 6 e mezzo. Sì, 6, 6 e mezzo. 6 e mezzo. Io vorrei stare nelle vostre teste quando mi fate una segnalazione. Già, è buono. Mica che non è buono.
Però regà, cioè, nel senso, qua stiamo a cercare i posti quelli di Cristo, infrattati, che nessuno conosce. Cioè, noi qua stiamo a cercare la roba seria, la roba forte. È buono, ma è roba forte? Tanto bello. Dai. Faccio le pratiche, lo sai che ti voglio bene? È un fratellino, Siamo così, stiamo. Vabbè. Fino a ieri a pezzo di merda. Vabbè, che c'entra, c'è. Muore bene, i fratelli per fortuna, pensa di me una male. Ti faccio le pratiche, ti faccio le pratiche dell'accompagno, zio. Bella! Buono, c'è sta gente che... Beh, buon pranzo. Buon pranzo. Vabbè, prego. Gentile. Dobbiamo girare a sinistra. Sì, andiamo. A sinistra, a sinistra, attraverso lì devo andare. Ci sono le strisce. Guarda se niente fai le pratiche a lui, che manca la punta elementare già un altro po'. Ma tu ti rendi conto? Parliamo di cose serie. Non mi segno. Sì. È un commissariato questo? Sì, infatti mi sa che tipo era pure ispettrice. Però ti pensati a manetta a letto. Ammanettami. Ammanettami. No, dai, ci manca. Aspetta, ci manca l'ultimo. Buoni tutti. Dove cazzo sta? Burgers, via Candia 6. Questa è segnalazione un tipo fast food. Esatto. Burgers, esatto. Via Candia numero 6. Ce sta, ce lo famo. A voglia. E dai, va pian panino, io aspetto lì. Allora, Spigoletto aveva occupato questa pedana di questo locale sempre? È arrivato il proprietario che ci ha detto, gentilissimo, bravo. No, no, ma fate pure tranquillo. Che fai qui, cantinero? Allora, io sono un cocktail bar. Aspetta. È un cocktail bar cubano e niente, ormai è un annetto che siamo aperti e siamo partiti da qua. Allora, verrò a trovare. Grazie per l'ospitalità che non trovavamo un posto dove mangiarsi sto panino. Grazie mille. Ma ripeto, grazie. Volete il tavolino con serie, il tempo di mangiarsi il panino? Ah, ma addirittura no, famo tutto un piatto, noi siamo così. Grazie. Grazie mille. Allora, con alle spalle, levati, fallo vedere. Vai. Il mercato laggiù in sottofondo, mercato trionfale, qua ci viene a fare la spesa Max Marola, Max Merola, Mario Mariola. Grande chef. Quindi che spadella come pochi su quel terrazzino. Senti, che è sto Franz Burger? Allora, Franz Burger, praticamente, andiamo al sodo, quagliamo. Comunque lui è carino, gentilissimo. Lui sì, già infatti verremo volte, a bere qui, esatto, lo sai. Se ti fanno entrare, perché siamo a Prati, comunque vedo un locale insomma di un certo tipo. Gatta, mi sta da fastidio quanto chiacchieri e poi mi fai. Vabbè, questo che è? McDonald's ripulito. Esatto, è McDonald's ripulito, classico fast food tipo americano, che te mangi il panino là che la vetrata davanti, la gente che passa e guarda, niente di che insomma. È un panino. L'unica cosa sfiziosa è che. Ti hai preso un cheeseburger? È che sì. L'unica cosa sfiziosa è che puoi scegliere quanti hamburger mettere, uno, due o tre. Vabbè, ma tanto sono sempre quanti. Molto schiacciati, fini. L'hamburger quello sottiletta, però pomodoro fresco, ecco, la differenza comunque. Un bel pomodoro fresco, un bella insalata. Poi c'è del cheddar. E da un mozzicotto lo passo, tanto io sta roba no, me la magno, meglio mi sento. C'è la cipolla. Sì. La salsa burger, ricordiamola. Com'è? Maglia, via. Beh, no, è molto più buono di quello del Mac. Vabbè, grazie per me che pagato? 6 euro questo. Poi gli altri andavano a aumentare in base a hamburger che mettevi, ma ce n'era. Beh, no, cioè, è buono. È buono, mica perché ti sto dite no, infatti. Però alla fine per me, già dall'aspetto, ti dico che il primo hamburger che abbiamo provato... Fast food, eh? Vabbè quella è un'altra categoria. Quella è un'altra categoria, hamburgeria. Oggi i vasetti alla fine mi li ho tenuti io perché tanto ogni volta volano, muora se non mi parte il panino. Dai, dammi il fazzoletto. Ancora, il tottolotto di prima. No. Proprio per non fare, creare questa cosa che mi vuole. Ah, vedi? È lui, senti, mi ispira proprio. Mi non gli zozza la pedana sto ragazzo. No, non gliela sporco. È comunque un panino da fast food. Io più di 7 non glielo do. Esatto, ma che donna ripulito. 6 e mezzo, ciao. 6 e mezzo. 6 e mezzo. È fast food, cioè 6 e mezzo. McDonald's pulito. 6 e mezzo. Proprio qualità del McDonald's. A posto, continuate le segnalazioni e scrivetele nei commenti. Non me le scrivete su Instagram. Su Instagram vanno perse, non gli sto a presso DM. Sui commenti YouTube rimangono lì e quando io decido di riorganizzarle me le vado a vedere.
rompe proprio le palle comunque, raga, lo posso assicurare, non lo sopporto più. Andiamo a ringraziare di nuovo lui dentro, gli diciamo anche dove trovare il video che lo metterò. Esatto, ma andiamo a fare pure una birra perché già fa una birra. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella, raga. Ciao!